Buonasera a tutti, mercoledì 7 ottobre 2020, sono le 21, io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, e vi do il benvenuto, oggi siamo veramente in tantissimi, a questo webinar, o meglio, a questa prima puntata di una serie di webinar, insieme ai ragazzi di Vantaggio Sleale che vedete qui, li salutiamo una alla volta. Buonasera Mirko, Ciao ragazzi, Mirko buonasera a tutti. Cassignani, buonasera Andrea Vaturi, e Buonasera Stefano, ciao a tutti. con noi stasera, questo primo episodio c'è anche Giorgio Familiaris, responsabile Italia ai broker. Buonasera Giorgio, benvenuto. Ciao Stefano, un saluto a tutti. Benissimo, allora è una serie di webinar, è un inizio, è una prima puntata. Questa sera in particolare parleremo dell'integrazione con TradingView. Ai broker ha questo enorme vantaggio che io per primo ho utilizzato e utilizzo quotidianamente, cioè una perfetta integrazione con TradingView, i dati in tempo reale che sostanzialmente avrete la possibilità di ricevere gratuitamente, ma ne parliamo con calma e in più anche tanto trading, perché parlavamo fuori onda con Mirko e Andrea, hanno già iniziato a operare da una settimana circa e ci sono già dei buoni risultati da mostrare. Ma andiamo con ordine. Giorgio, due parole di introduzione se vuoi e poi partiamo con loro. Bene, grazie Stefano. Allora, innanzitutto è un piacere essere qui con Mirko, Andrea e Stefano, ovviamente che ci accompagna già da tempo in questi webinar, in quanto come iBroker siamo sempre interessati a fornire nuovo contenuto, fresco, con persone ecco, che appunto hanno qualcosa di interessante da condividere. Insieme condividiamo non solo a livello appunto di operatività come core business, prodotti scambiati su mercati regolamentati come futures, che è il core business appunto di iBroker, ma anche TradingView, questa piattaforma in cui progetto abbiamo da subito abbracciato, prima in Spagna, iBroker è basato in Spagna e copre il mercato spagnolo italiano. E poi ecco che abbiamo introdotto subito in Italia, quindi appunto è possibile operare attraverso un conto iBroker sui principali mercati futures, opzioni anche, quindi CME, Eurex, l'AIDEM italiano, ovviamente il MEF spagnolo, ma anche altri prodotti secondari come il CAC francese e quant'altro, quindi i principali futures su indici e commodities obbligazionari dei mercati europei e americani. E da qui, inoltre, iBroker, ecco, il suo punto, la caratteristica, diciamo, principale di iBroker è quella di cercare di fornire accesso in modo professionale, con costi competitivi, ecco, appunto, a mercati regolamentati, fornendo un conto a zero costi fissi e un piano commissionale molto attraente e la possibilità di operare da TradingView. Come i ragazzi vi mostreranno adesso, l'integrazione di TradingView permette appunto di operare con le stesse credenziali del proprio conto del broker direttamente con TradingView, una volta fatto accesso alla propria versione di TradingView, e condividere i dati. Questo cosa vuol dire? Che non c'è bisogno di abbonarsi ai dati di mercato sulla piattaforma TradingView, si utilizzano quelli di iBroker. Ed essendo gratuiti i dati di iBroker, in particolare il mercato CME con book a 10 livelli e gli altri gratuiti con pochissime seguite al mese, si ha un doppio vantaggio, che a questo punto lo diciamo subito. Da una parte, chi è abituato a utilizzare TradingView o è curioso di questa piattaforma e prima faceva le analisi con TradingView e poi poneva gli ordini sulla propria piattaforma, ecco, con il proprio broker, e adesso lo può fare dalla stessa piattaforma in modo integrato. Completamente integrato con la piattaforma iBroker, quindi qualsiasi cosa si fa su TradingView la può vedere sulla piattaforma di iBroker o sulla app, e allo stesso tempo beneficiare di questi appunto dati di mercato, avendo quindi un risparmio di questi costi mensili che avrebbe con TradingView. Perfetto, allora grazie mille Giorgio. Mirko, vuoi iniziare tu? Andiamo un po' sull'operativo. Tantissimi saluti, tantissimi complimenti. Quindi benvenuti a voi in iBroker, benvenuti alle tante persone che questa sera ci stanno scoprendo. Direi di condividere lo schermo e partiamo un po' con il Allora, mercato. io prima di partire con lo schermo vorrei un attimo dire tutto quello che tutti pensano, ma che pochi dicono, per il fatto che noi trader siamo un po' sempre, vediamo sempre malissimo i broker, no? Sempre dall'altra parte, perché sono quelli che ci mangiano i soldi delle commissioni, no?
sono quelli che ci erodono il nostro super profitto, anche se l'87 passa per cento di trade sono in perdita, ma la colpa è sempre del broker, ovviamente, no? E questo è un po' quello che dicono tutti. Noi con i broker vorremmo fare una cosa diversa, fare in modo che voi sì paghiate le commissioni, perché quando si fanno le operazioni, ma che a fine mese vi sentiate quasi come se aveste guadagnato voi rispetto a quello che ha guadagnato il broker. Perché purtroppo quando voi usate un broker da professionisti, e parlo di mercati regolamentati, parlo del CME, parlo dell'Eurex, parlo di prodotti veri, non di CFD e di altre cose, avete bisogno sempre di un flusso dati che viene chiamato professionale, no? Quando voi avete, faccio una piattaforma qualsiasi, che può essere multichart, che può essere anche la T3, qualsiasi cosa, voi avete comunque l'obbligo di acquistare i dati del mercato. Perché? Perché il broker li paga e voi dovete sostanzialmente pagarli al broker. Quindi voi pagate la commissione e in più pagate anche, quando fate trading, questo flusso dati che in alcuni prodotti non c'è, tipo CFD e tutto, ma in altri prodotti regolamentati c'è. Con la cosa che mi hanno spiegato, che mi ha spiegato Giorgio, che aprendo un conto con i broker gli dà la possibilità di avere tutti i dati del CME gratis, io mi sento quasi un po' Robin Hood a fare questo webinar, no? Mi sento un po' quello che dice, caspita, è vero che magari ho pagato a fine mese 50-100 euro di commissioni, ma quanti ne ho risparmiati per non aver pagato dall'altra parte? E quindi questa sera ai ragazzi che ci seguono, e vi ho detto, ragazzi, venite, perché a questo webinar che vi daremo una modalità per avere anche tutto quello che riguarda il TradingView, un software personale gratuito, eccoci qua che possiamo fare finalmente questa cosa. Andre, cosa ne dici? Mirko, hai assolutamente ragione. Io do l'altro spunto, l'altro lato della medaglia. Tu giustamente hai dato lo spunto, quello più del tipo, un po' all'italiana, del tipo che ci piace avere qualcosa che sia un vantaggio sleale, cioè qualcosa che qualcosa che ci dà la possibilità di avere un pezzettino in più di quello che dovremmo, un pezzettino gratuito rispetto a quello che hanno gli altri, che è una cosa che a noi italiani piace sempre, e questa è una parte. Io invece porto un altro pezzo, il mio pezzo è quello dell'innamorato di TradingView. Io sono il classico profilo del patito totale di questo software, di questo sito, di questa piattaforma. Credo che sia, cioè, posso dire senza tema di smentita che siamo stati fra i primi a parlarne in Italia, probabilmente non gli unici ovviamente, perché la usano in tanti, la usavano in tanti già da sempre, ma appena è nata noi abbiamo cominciato a utilizzarla in tutte le nostre dirette, in tutti i nostri webinar, l'abbiamo promossa ai nostri clienti, e chi ci segue, che ha fatto i nostri corsi, sa quanto io ne parlo in modo entusiasta costantemente, sia perché è fatta molto bene, ma soprattutto perché chi la conosce da un po' di tempo vede la progressione, il miglioramento che questi ragazzi che sviluppano questa piattaforma stanno facendo. Ogni giorno ci sono novità, miglioramenti, strumenti ancora più comodi, cose ancora più immediate, funzionalità ancora più avanzate, ancora invece più semplici, per permettere a noi di effettuare un'analisi migliore e un trading migliore. Io chiaramente, da appassionato utilizzatore, ho sempre voluto tradare direttamente da quella piattaforma, ma non sono mai riuscito a farlo perché i broker che sono connessi a TradingView erano broker che io tendenzialmente o non conoscevo o non utilizzavo, e quindi quando l'altro giorno mi si è parata davanti questa possibilità è stata una specie di sogno, per cui faccio i complimenti dai broker, al suo management, per aver fatto questa scelta, che sicuramente non è stata semplice, perché se sono in pochi ad essere collegati vuol dire che probabilmente non è semplice o non è economico connettersi direttamente a TradingView. Invece complimenti per aver fatto questa cosa. A me avete fatto un enorme favore, e quello che dei filoni che vogliamo sviluppare in questi webinar è proprio questo, la possibilità di tradare direttamente dalla piattaforma. Allora, ci sono ovviamente già tantissime domande, io ne pongo una perché sono velocissimo, però poi le raccogliamo e le diciamo magari più verso la fine. Solo sì. Una per te, Giorgio, e dimmi se ho capito bene. Allora, sono gratis, ci chiede ad esempio Ermanno, anche i dati della borsa italiana? Io da quello che ho capito è che, detta male, c'è gratis il CME, c'è gratis l'Eurex con pochissimi lotti, una cosa proprio da di sopravvivenza. Sì, esatto. Per quanto... Anche l'idem, mi sembra. Sì. E quindi, ecco, che cosa c'è gratis? Allora, fondamentalmente CME, book 10 livelli, gratis sempre, pure zero eseguito, ok? L'Eurex con book a 10 livelli, che il prezzo sarebbe comunque alto, cioè più caro del CME, è gratis con 10 lotti eseguiti al mese, cioè 10 lotti vuol dire
non 10 operazioni, cioè 10 lotti vuol dire magari 5 mini DAX comprati e 5 euro stocks venduti in due giorni, uno si è pagato i dati, quindi non è che richiede un'operatività frenetica. Okay? Giorgio, scusami, ti faccio io la domanda, 10 mini lotti al mese, all'anno o una tantum? Al mese. Quel grazie, mese. Scusami, magari l'avevi detto e non avevo sentito io. L'item, cioè il FTSE MIB, mini FTSE MIB, 3 lotti in un mese, quindi ecco, veramente operatività minima. Poi la cosa bella delle nostre sottoscrizioni al mercato, sebbene ecco appunto non richiedono tanta esecuzione, si possono disattivare e attivare con un click e sono prorata, quindi se per esempio oggi è il 7 del mese, quindi è passato già un quarto del mese, ce ne vorranno un quarto di meno di lotti da eseguire, ok? Nel senso, e anche la fee, se uno non li esegue, sarà al 25% più economica. A me capitava spesso, io ho sempre fatto l'operatore a Londra con piattaforme, ecco, quelle come diceva Mirko, abbastanza professionali, che erano molto, si dice, attivavi i dati il 29 del mese, magari stavi lì a capire come funziona la piattaforma, il primo ti arrivava l'addebito di tutto il mese per i dati che magari non hai utilizzato, che era secondo me un po' scorretto, poi dipende dai casi, ecco, però invece cerchiamo di essere molto trasparenti su questo. Quindi per esempio, se uno sa che un mese non deve operare, clicca un bottoncino, disattiva i dati per quel mese e poi li riattiva appena torna dalle ferie. E dico anche che i nostri clienti che usano i prodotti americani molto di più che altri prodotti, noi usiamo nel 99% quelli americani, non hanno neanche bisogno dei lotti addirittura. Quindi esatto, praticamente... no, il CME, noi abbiamo una partnership particolare col CME, poi Stefano magari vi dirà più tardi cosa questa partnership ha portato, perché collaboriamo direttamente con il CME da vicino, siamo un partner importante per il mercato. Siamo stati scelti per l'Italia come i broker è stato scelto come partner per un'iniziativa didattica col CME Group. Questo è un piccolo fiore all'occhiello, quindi vale la pena dirlo subito. Poi vi lascio il link perché... Sì, cioè non è che è un mercato globale, il più grande mercato di prodotti regolamentati, fa webinar o eventi formativi con un broker qualunque, ecco, non per dire che siamo chi, però comunque c'è un rapporto importante, esatto. e quindi c'è fiducia reciproca. Per questo abbiamo questo agreement che ci permette, siamo tra i pochissimi che possiamo dare, senza nascondere nulla, i dati di mercato, del loro mercato, gratuitamente a tutti i clienti, in qualsiasi contesto. E difatti il prossimo webinar che faremo la settimana prossima sarà incentrato sull'utilizzo dei prodotti del CME, così almeno possiamo iniziare già a operare tutti assieme. Bene, abbiamo fatto un po' di chiacchiere su questo, Stefano. Allora, facciamo una cosa, io lascio il link esatto per i prossimi eventi, così ci sono anche quelli del CME che abbiamo lanciato proprio oggi, così è un po' una sorpresa, però iniziamo col mercato, dai, che vogliamo sapere da che parte va. Andre! parto con le slide? Sì, due slide che abbiamo preparato, perché stasera... Sono brevissime, ragazzi, e poi andiamo più sul... Faccio vedere un po' di operazioni già fatte con il DAX e soprattutto con ES, col future dell'S&P 500. Okay. Allora, condivido giusto un attimo. Ecco qua. Le due slide di presentazione che abbiamo preparato, sarò velocissimo, ragazzi, perché così possiamo andare alla ciccia. Questi sono i nostri tre brand, Vantaggio Sleale come se fosse il cappello che sta soprattutto, e da una parte c'è Opzionetica, che è il nostro brand dedicato specificatamente al mondo delle opzioni, di cui mi occupo prevalentemente io sono quello innamorato del mondo delle opzioni, e dall'altra parte Trading Reale, che è la parte invece più dedicata al trading, e oggi andiamo a vedere questo argomento qui. Velocissimamente, il dottor bellissimo mister Mirko Castignani è specializzato nelle cose che vedete qua, spread trading, multitrading, anche lui conosce molto bene il mondo delle opzioni, gli ETF e l'asset allocation. Ha la sfortuna di essere laureato in ingegneria, ha insegnato anche in varie università ed ovviamente è imprenditore e formatore, lo presento io. Io invece mi presento da solo, come vi ho già detto, tratto prevalentemente il mondo delle opzioni, in particolare mi piacciono molto l'operatività sugli earnings e sullo Standard & Poor's 500, sia future che indice. Sono laureato in economia, ho fatto per tanti anni
pattinaggio sul ghiaccio a livello nazionale e internazionale. Ve lo dico non per qualcosa, ma semplicemente perché se googolate il mio nome lo troverete molto più associato a questo piuttosto che al trading, e quindi mi sembra giusto dirlo, sennò poi uno rimane spiazzato, e va bene tutto il resto, questo non ci interessa. Allora, questa slide simpatica voleva solamente così raccontarvi in un'immagine la nostra brevissima storia, visto che noi trader siamo fortemente collegati ai mercati, la nostra vita sono i mercati, e allora vi facciamo vedere che quando l'S&P valeva poco meno di 200 punti nasceva il dottor Castignani e pochi anni dopo il sottoscritto. Nel 96 il dottor Castignani fa la sua prima operazione di trading, su cui vuoi dire qualcosa, Mirko? Perché eri giovincello, avevi solo 16 anni, no? Esatto, conto di mia nonna, comprate le autostrade. Urca, ragazzi, quindi... Sì, porca miseria. Operazione di portafoglio, diciamo, non di trading vero e proprio. Assolutamente. Io ho cominciato ad affrontare il mondo del trading nel 2005 e nel 2006, subito un anno dopo, mi sono appunto invaghito di questo strumento e ho cominciato a studiare prevalentemente con formatori americani. Io sulle opzioni le tratto 99% sul mondo USA. Nel 2008 c'è stato questo incontro fra questi due personaggi, il sottoscritto e il signor Castignani, e abbiamo cominciato a lavorare insieme. Nel maggio 2010 c'è stata una delle tante tempeste del mondo borsistico che abbiamo attraversato insieme, e prima che faccia vedere di cosa si tratta, c'è qualcuno che vuole provare a indovinare cosa c'è stato a maggio 2010? Che evento borsistico di quelli che scuotono i mercati si è verificato? Chi è che vuole provare a indovinare? Perché dal grafico sembra piccolino lì. No, perché è stato, perché è stato quella la cosa bella, è stato tutto intraday, se no non si chiamerebbe come si chiama. Stefano, tu te lo ricordi? Il flash crash del Nasdaq, no? Non era il flash crash? Bravo, Bargiacchi, sei prof Ste, è sul pezzo. Noi lavoravamo insieme in Svizzera e diciamo che abbiamo passato un paio di quarti d'ora impegnativi, ma da qui, grazie a Dio, siamo usciti brillantemente e infatti siamo ancora qua a raccontarlo, però sta a simboleggiare il fatto che la borsa, insomma, ne provoca di scossoni ed è bello così, è un percorso. Nel 2014 facciamo il primo corso targato Vantaggio Sleale, nel 2015 la prima edizione del nostro corso di bandiera, che è il nostro corso sulle opzioni, che si chiama ETM, e da lì in poi il resto, insomma, è... Scusami, il perché del nome, perché a questo punto è d'obbligo. Come mai avete scelto questo nome? Bella domanda, Mirko, rispondi tu. Intanto perché l'ho scelto io, quindi ovviamente... Allora, vantaggio sleale perché quando siamo partiti, io faccio formazione da tantissimi anni, dal 2007, quindi tanti anni. Quindi il problema 2007, qual è? Avevi detto 2007, giusto. Quindi qual è il problema, ragazzi? È che molte volte io vedevo i formatori che spiegavano gli 26 indicatori sul grafico e poi non riuscivano mai a entrare in un'operazione perché poi non si capiva mai niente, no? E allora abbiamo deciso di fare che cosa? Di creare delle strategie, di spiegare solo cose molto, molto, molto semplici, cose facilissime, tale per cui che la gente diceva, la miseria, è così facile? Io, certo, tu sapendo questa cosa hai un vantaggio sleale, cioè il fatto che la semplicità vince sulla complicatezza delle cose. E quindi nasce un po' tra un nome di marketing che ci piaceva, il nome un po' particolare di questo contrasto, e comunque vantaggio sleale vuol dire semplicemente che con quello che ti spieghiamo noi hai delle strategie semplici che ti danno un vantaggio, magari anche solo perché sono semplici. Semplici ma efficaci, come per esempio l'operazione che si è appena chiusa poco fa, che i nostri ragazzi erano lì che gongolavano sul gruppo Telegram, per un bias molto molto semplice sull'S&P 500 che però sfruttiamo con una combinazione di opzioni efficace. Quindi è quello il concetto, qualcosa di semplice ma efficace per andare all'essenza del mondo dei mercati finanziari invece che nel mondo della complicatezza, come dicevo. Questa slide era per far vedere, se guardate dal 2000, dal primo trade fatto, quante crisi ci sono state e tecnicamente siamo ancora qua. Quindi per cui vuol dire che indipendentemente da tutto, quando parlo con i nostri clienti diciamo sempre noi non vi serviamo quando il mercato spara verso l'alto, ma vi serviamo nei momenti di crisi. Quindi i servizi che pagheranno è quando c'è qualche problema che vi aiutiamo a risolverlo, non quando tutto va bene, sennò sarebbe tutto facile. Quindi questo è. Detto questo... Basta, come promesso, finite le slide, andiamo sulla parte pratica. Via, esci.
Vai. Allora, share screen, tac e via. Io ragazzi non ho questo amore per TradingView come Andrea perché semplicemente l'ho usato meno. Due settimane fa quando ho parlato con Giorgio e ho detto cominciamo a fare questo accordo, cominciamo a fare questo webinar, io come la prima cosa che ho fatto è quella di aprire un conto demo presso i broker per capire come funziona il trading fatto con TradingView. E è abbastanza difficile collegare il conto con TradingView perché qui sotto nella sezione, scusate che adesso qua c'ho tutte le caselline vostre di qua di là, nella sezione, dov'è che è? Scusami, ma eccolo qui, qua sotto, ci sono delle cose simpaticissime, tra cui pannello trading. E qui sotto ho visto che ci sono solo 4 broker che sono collegabili, tra cui iBroker. Ho cliccato su connetti, ho inserito la user e password che ho aperto in 36 secondi, perché il conto demo ti chiede solo praticamente la mail, schiaccio il tasto connetti e lui fa una cosa molto bella, si connette automaticamente al broker. Ma la cosa bella è che si connette anche con i dati, perché voi sapete, io non so se voi avete altri broker oltre a questo, ma quando c'è altre piattaforme grafiche, ma quando, Andrea, quanto tempo ci abbiamo messo a collegare il flusso Rytmica alla piattaforma di Overcharts? Ci abbiamo sudato 2 o 3 camicie. Perfetto. Qui invece è stupito la velocità nel collegamento, che basta una user e una password e funziona tutto. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto come si fa a trovare i prodotti che ci sono su iBroker, chissà che casino. Invece allora che cosa ho fatto? Ho schiacciato per esempio ES e mi è comparsa questa bellissima dicitura qui in fondo a destra che dice solo i prodotti quotati su iBroker. E cioè, la bestia. Quindi cosa ho fatto? Ho schiacciato su ES, ho messo il S&P 500, il future, quello S&P 500, e lui mi ha trovato solo quei prodotti che erano già in automatico collegati. Mi sa che se entri tu mi butta fuori a me, Andre. Ah, ops, pardon. Quindi, che cosa ho fatto? Ho inserito questo, ho fatto ES, tac, tac, e praticamente lui in automatico mi ha collegato il future ES direttamente sulla piattaforma. E a questo punto che cosa succede? Posso operare, praticamente intanto è gratuito questo flusso dati su tutto, sì. Quindi avete già il primo vantaggio di avere tutta la piattaforma gratis. Due, io ho una particolarità. Quando faccio trading intraday lavoro su time frame non standard. Per esempio, io lavoro in intraday a 8 minuti. Io sono fatto in questa maniera. Ognuno è fatto a modo suo. E a questo punto che cosa succede? Io posso lavorare direttamente, piazzare gli ordini direttamente sul grafico senza dovermi muovere. Vi faccio vedere che quando aprite la demo lo apre direttamente con 50.000 euro. Io, adesso qua purtroppo TradingView non permette l'elenco delle operazioni, ma vedete immediatamente il saldo, sono 56.200 euro. Il che vuol dire che ho applicato le mie strategie esattamente come le applico normalmente e non ho trovato nessuna differenza, anzi ho trovato una velocità veramente incredibile. Come faccio a comprare? Schiaccio sul tasto blu, compro. Quel tasto blu con scritto compra? Esatto. Urca. Puoi mettere un ordine market limit, per esempio con già un take profit e uno stop loss. Io metto un take profit e stop direttamente a 8 punti, per esempio. Schiaccio sul tasto comprare soltanto demo, se no è via. E lui in automatico, praticamente, come vedete, che cosa è successo? Ha già piazzato l'ordine a mercato con il take profit e lo stop loss. Avete visto? Ci ho messo di più, cioè, ci ho messo troppo perché dovevo parlare e dirvelo, ma se no ci avrei messo veramente 3 secondi. E guardate, sì. La semplicità, per esempio, di spostare un take profit da qui più in alto e uno stop loss più in basso direttamente dal grafico, vedete? Veramente velocissimo. E a noi che poi, piace... Scusami Mirko, sì. Puoi anche togliere se vuoi le conferme in modo tale che appena clicchi su compro o vendi ti va direttamente al mercato senza aprirti, puoi proteggere e poi puoi mettere lo stop loss e take profit dopo. Lo sai meglio di me, soltanto... Sì, sì, però a me piace molto farlo subito in maniera tale che poi non me lo dimentico, perché poi magari mi squilla il telefono, devo portare giù il cane, le solite cose da trader, e quello che succede ovviamente è che uno si dimentica. Quindi, che cosa vuol dire? Che con questo strumento, quando noi durante le dirette, per esempio delle 15:30, facciamo vedere un po' di prodotti oppure varie cose, abbiamo sempre il problema che noi le facciamo vedere su TradingView perché è molto comodo, ma magari pochi di voi hanno pagato l'abbonamento.
In questo caso a voi basta avere un conto demo e poi successivamente avere il conto, quello reale, che non ha costi, non ha nulla, e addirittura col conto demo non scade mai, giusto? Se avete il conto reale, e quindi vi dà l'opportunità di avere un pochino tutto direttamente in un'unica piattaforma. Quindi avete TradingView che potete cominciare a usare magari come, come conto di test, di prova, per vedere un pochino come funziona, e sui prodotti regolamentati come S&P oppure come il MES, che è il micro, micro S&P, quindi MES proprio, non è il MES quello... quello di Giuseppino, è sostanzialmente sempre S&P 500, ma di una come si dice, di un'unità di misura più piccolo. Sì, invece di essere il classico electronic mini S&P, cioè il classico e-mini S&P, che ha il 50, il punto che vale $50, appunto, il micro è 10 volte più piccolo, quindi il punto movimenta $5. I margini sono molto contenuti, quindi è un'unità di trading che va a piazzarsi quasi nel mondo dei CFD come dimensione, margini, valore nozionale, movimentazione del punto. Per cui molto interessante per un trader che ha le dimensioni del conto da CFD fare trading però con prodotti regolamentati. Secondo me è veramente una gran bella opportunità, soprattutto se considerato un fattore straordinario, ovvero che a fine agosto su questo prodotto qui, piccolo e granulare come abbiamo detto poco fa, sono arrivate le opzioni, finalmente hanno introdotto le opzioni. Dopo circa un anno e mezzo che avevano introdotto il sottostante, hanno finalmente messo anche le opzioni, per cui non c'è, a questo punto non c'è più paragone fra tradare con i CFD e tradare con un prodotto regolamentato con le opzioni. Si possono fare delle cose veramente, veramente belle. Quando arrivano le opzioni sul MES, Giorgio, da voi? Allora, sì, diciamo che ci siamo quasi. Abbiamo avuto un piccolo intoppino per sulle settimanali, per una questione solo di settlement a scadenza, ma la data stimata è intorno al 15 ottobre. Beh, fantastico. Allora, per il webinar che terrò io relativo alle opzioni fra due settimane, non giovedì di settimana prossima, che lo tiene più Mirko, quello di giovedì settimana dopo, potremmo averle già. Potremmo, e a quel punto, tocco a quel punto, legno, ferro, tutto. Tocchiamo tutto, ma a quel punto siamo tutti impazienti, guarda. Sono super d'accordo con te sui commenti che hai fatto sul discorso CFD, perché in effetti il mercato ha portato via, e ben venga, clienti appunto a broker CFD. Operare sul regolamentato del resto dà garanzie in più di liquidità, trasparenza, imparzialità, che purtroppo con la maggior parte dei broker CFD non è possibile. Quindi già è difficile il mercato di per sé, se poi ci si mette pure la controparte è ovvio che diventa un gioco, certo. No? Qui stiamo parlando della possibilità di operare con il sottostante direttamente da TradingView, con la velocità che contraddistingue questo matrimonio fra broker e piattaforma, e dall'altra parte avere magari aperta, invece, siccome non si possono negoziare le opzioni da TradingView, chiaramente, avere aperta la vostra piattaforma di fianco e operare con l'opzione direttamente lì, e quindi poter fondamentalmente fare intraday con le opzioni associate al sottostante, che è una cosa straordinaria. Da una parte metto l'ordine sottostante, dall'altra ci piazzo le opzioni, posso farmi una married put sull'S&P 500, che è un'operazione rialzista che ha una protezione intrinseca qualitativamente molto diversa e molto migliore rispetto ad avere lo stop loss, perché a quel punto non ho più il problema che se me lo tocca esco. A quel punto io sono protetto al ribasso qualunque cosa succeda, se sale guadagno, se scende perdo solo la quantità che ho deciso perché ho comprato una put. Fermatelo, una roba... perché se inizia a parlare di opzioni non ti comincia a tirategli qualcosa di pesante, perché sennò non smette più, io ve lo dico. Sono tre argomenti su cui ho questa cosa: TradingView, le opzioni e la cucina. Cosa pensavate? Ovviamente. Bene, no, quindi... però veramente è una cosa molto, molto, molto interessante. In più, aggiungiamo l'ultima cosa, non c'è neanche il problema del pattern dei trade, grazie al fatto che sono future e non... equities, e quindi si può fare più operazioni intraday andata e ritorno anche con le opzioni. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ragazzi, intanto c'è qualche domanda fino a qui, così almeno
Sì, ce ne sono diverse, sono tutte sui dettagli, però insomma la cosa migliore è, siccome la cosa più facile è aprire la demo e provare anche subito, così è Allora, facile. per aprire la demo, se andate qui su iBroker Esatto, e vi lascio il andate link, esatto. prova una demo, Riesci nome, a provare. cognome, numero di telefono e riceverete una chiamata di cortesia domani dall'operatore per capire se non avete capito niente, come al solito, di Io solito. la demo vi funziona da subito, quindi potete provarla. E no, la cosa interessante della chiamata di cortesia sono i ragazzi del nostro servizio clienti, super competenti. Tra l'altro, li ringrazio perché ci aiutano sempre tantissimo. Sono Michele, Giacomo e Andrea, e lo stesso Giorgio, che potete sicuramente contattare. Ma al di là della chiamata di cortesia, è la cosa bella è che potete provarla sicuramente e da subito. Quello che volevo spiegare però è una cosa tecnica, tra virgolette, poi Giorgio mi aiuta, perché chiedono è gratis il dato in tempo reale o non tempo reale. Provatelo, è veramente una bomba, io lo uso quotidianamente in tutte le mie analisi, in tutte le mie scorribande nei vari live streaming, si possono inserire gli indicatori e quant'altro, poi magari faremo una puntata dedicata poi più particolare a TradingView, però quello che volevo dire è che, come ha fatto vedere prima Mirko, il conto demo e quello reale eventualmente anche ai broker si sovrappone al vostro abbonamento TradingView, cioè a dire, avete la gratuita TradingView, gli pluggate dentro il dato in tempo reale di iBroker. Se avete la Pro, stessa cosa. Correggimi se sbaglio, Giorgio. No, è giusto, ma in realtà è una cosa, ecco, che ne parlavo con Mirko qualche giorno fa. TradingView ha degli abbonamenti, come sappiamo, che non dipendono dal broker, che sono l'abbonamento base, l'abbonamento premium e così via. Tutti con pricing molto onesti, secondo me. Ecco. Per esempio, Molto l'abbonamento onesto. premium, se non sbaglio, sono 13 dollari, no? Ora, col semplice fatto di avere un conto ai broker, assumendo che uno operi su mercati regolamentati e quindi deve pagare i dati di mercato, già con il CME si è risparmiato l'abbonamento, si è ripagato l'abbonamento di TradingView, perché noi diamo gratuitamente tutto il gruppo CME, quindi quello che il cui prezzo standard sarebbe 15 dollari, cioè Ti confermo perché io lo pago. ecco, quindi sarebbe il gruppo CME classico con gli indici mini S&P, mini Nasdaq, il COMEX dove c'è il micro gold, rame, silver. Il CBOT dove c'è il mini DAO e l'obbligazionario e il NYMEX dove c'è il crude oil, natural gas, quindi tutto compreso. E già con i CME, senza fare nulla, uno si opera su questi mercati a TradingView con iBroker, con un conto iBroker si è ripagato questo e ha tutto gratis. E poi, come dicevamo prima, non c'è lo small print, cioè le condizioni, quelle nascoste piccole. Il conto non ha costi, non ci sono costi di apertura, chiusura, Esatto. minimo apertura conto, sono solo le Questo è tanta commissioni. roba. Neanche costi No, di inattività, Giorgio, che ne no, parlavamo giusto no, l'altro giorno. no, non ci sono costi in attività. L'unica cosa che facciamo, se il cliente dopo 3 mesi, no, 6 mesi inattivo, lo contattiamo per sapere se magari ancora c'è, se vuole E tenere il se sta conto. ancora Però bene. sì, però non è che lo obblighiamo a fare un minimo di operatività o quant'altro, figuriamoci, ecco, non è Ottimo. nella nostra filosofia. Anzi, in questo senso devo dire che la trasparenza di iBroker in tutti i sensi quasi non è uguale. In effetti, devo dire, in Italia siamo abbastanza poco abituati a questo approccio. Il rischio, Giorgio, te lo dico, è che ti aprono tutto il conto per succhiare il dato e poi ti fanno collassare tutti i Sì, server. sfruttiamoli No, questi servizi. Stefano, No, no, però facciamolo, sì. ragazzi, io lo dico Assolutamente. sinceramente, non ho problemi in questo, sapete perché? Perché sono il primo a essere convinto che chi opera su questi mercati, chi fa day trading, ha bisogno di un prodotto intuitivo, semplice, veloce, senza troppi fronzoli, però ecco che fa quello che deve fare 24 ore, perché ovviamente garantiamo la connessione al trading durante tutta la sessione, quindi per esempio sul mini S&P da mezzanotte alle 11 del giorno dopo, tutti i giorni lavorativi, si troverà bene, gli piacerà il broker, quindi pure se apre un conto reale solo, okay, per avere dati e fare un'operazioncina, se opera su quei mercati sarà contento, se ovviamente opera su altro non importa, ecco, Guarda, io ma volevo aggiungere una cosa, poi i ragazzi mi daranno ragione. Il dato non è sempre uguale, serve un dato di estrema qualità, perché qualità. specie sul CME, Andrea, correggimi se Vero. sbaglio,
c'è un dato farlocco è un problema enorme. Quindi guardate anche la qualità dei dati, la latenza, non entriamo nei dettagli, però ricordatevi che il dato deve essere di qualità. E Giorgio dice bene 24 ore, perché lui non vuole che lo dica, perché glielo chiedevo sempre, fammelo dire, e lo dico da utilizzatore, da trader. Bene, durante tutto il periodo Covid, lockdown, mica lockdown, non c'è mai stato un blocco dati. Dico solo questo, che voglio dire, voi lo sapete ragazzi, insomma, umanamente tutti i broker hanno avuto la giornata di collasso. Se ti ricordi, Robin Hood ha avuto 2 giorni di down, Robin ha perso il 30% della clientela, è stato un disastro, esatto, hanno perso tanto. E ai broker anche questa caratteristica, qualunque cosa tu faccia, prima chiedevano delle azioni, il fatto di avere un broker in derivati, avere 2 insegnanti come Mirko e Andrea, vi consente che quando la piattaforma, perché non è una ruota di scorta, è una validissima alternativa, ma comunque è importante avere 2 broker, questo è vitale, Giorgio lasciamelo dire, perché come trader professionisti, insomma, abbiamo 2 telefonini, abbiamo 2 macchine, abbiamo 2 tutto, devi avere anche 2 broker, perché se si rompe uno va l'altro. Abbiamo anche 2 mogli, giusto? Non era... No, quella è meglio una, è già troppo. No, ma sicuramente sono d'accordo con Stefano su questo. Tutti, cioè, io non ho mai conosciuto un cliente professionale, ne ho visti tanti, che non avesse a più di un broker, ma non perché, certo. Ma perché non esiste il broker perfetto, cioè non esiste quello che fa tutto bene su tutti i prodotti, cioè da tutti i punti di vista, primo, quindi magari è giustissimo avere qualcuno per certi prodotti, per certe piattaforme, un altro per un'altra classe di prodotti, e dall'altro come backup, perché se uno ha una disconnessione, Robin Hood, che magari fa azioni principalmente, esatto. Ok, ma immaginiamo se stiamo parlando di derivati, che è una posizione su un'opzione, ma su un future, che è un prodotto direzionale, quindi è rosso o nero e si muove con, ha una certa leva e non hai modo di intervenire sulla posizione. Qui non parliamo, il problema non è i 2 giorni di disconnessione, il problema può essere pure 40 minuti di disconnessione. Ma anche sulle azioni, Giorgio, perché tu col future o l'opzione congeli e fotografi. Certo, però magari non hai una posizione a leva, però ovviamente il danno ovviamente ce l'hai sulle opzioni, però è ovvio che il derivato a volte è un prodotto che ha bisogno anche di piattaforme più prestanti, di un data feed di qualità migliore, di una velocità di esecuzione migliore. I trader dei derivati cercano sempre questo, hanno ragione. Quindi avere un broker di riserva, un broker che utilizza magari per altri prodotti principalmente, ma che ha accesso a quel mercato, gli permette di coprirsi, perlomeno di coprire l'esposizione momentaneamente. Senti Andrea, una domanda per te, iniziano le gare a chi ce l'ha più lungo, non me ne vogliano, non è una cosa maschilista, dice ma perché TradingView, cosa hai in più rispetto all'MT4? Urca, che paragone! Allora, se deduco che chi ha fatto la domanda probabilmente non ha usato entrambe le piattaforme, perché se le usi una volta... l'immediatezza di TradingView ti travolge rispetto invece alla un po' farraginosità di MT4. MT4 è una piattaforma assolutamente ottima per certe cose, ma la TradingView è tutt'altra cosa, oltre al fatto che noi su TradingView tendiamo sempre a focalizzarci sulla piattaforma, giustamente, sulla piattaforma dei grafici. In realtà c'è molto di più, perché in realtà attorno a TradingView c'è anche una community di trading, c'è anche un sistema di pubblicazione di idee di trading e di condivisione, la possibilità di fare streaming dirette, di conoscere altri trader, di guardare altre analisi, di pubblicare le proprie. Cioè c'è tanto attorno al semplice strumento dei grafici, ma già lo strumento dei grafici è eccezionale. Se posso condividere 2 secondi... Vai. Qui, Andre, io poi ti volevo chiedere anche se potevi aprire il grafico della... TGIM per far vedere, per fargli ingolosire per cosa fare farò io la prossima volta. Ma che cosa intendi? Il backtest? Sì, con l'Excel. Allora, datemi un secondo. Ecco, nel frattempo, come dicevamo all'inizio, con Mirko e Andrea siamo all'inizio di un percorso, quindi non è un webinar one shot, non è un webinar ogni 3 mesi quando capita. Vogliamo essere con loro in maniera continuativa, quindi già settimana prossima saremo con loro, anche la successiva, poi c'è tutta un'offerta formativa con iBroker, un recente accordo perché è stata scelta iBroker da CME
per fare una serie di webinar in Italia. Ci sarà Dan Gramza, che è web, storico, esatto, del CME, oltre che mio amico da decenni, e sono molto contento, oltre che vecchio, perché sennò non sarebbero decenni, di iniziare con lui questo ciclo. Vi lascio il link in chat, perché davvero c'è un'offerta enorme, didattica, e ci sono anche Mirko e Andrea con noi già settimana prossima. Prego, Andrea. Bello, molto ottimo. Allora, volevo giusto... Allora, la connessione con TradingView, allora, con iBroker in questo momento... Che ti colleghi, chiedo una cosa a Mirko, che mi è piaciuta da morire, perché io quando iniziai ebbi la fortuna, la peculiarità di studiarmi tutto solo direttamente in inglese, e quindi il mio approccio ai mercati era un po' particolare per allora, perché c'avevo un po' sta visione che era diversa, ma solo perché avevo letto le cose in inglese. Però voi avete detto la stessa cosa, cioè voi vi siete anche voi formati su testi... Io in particolare sulle opzioni esclusivamente testi americani. Testi io sono famoso per conoscere varie lingue, tra cui il milanese e basta. Praticamente è l'unico dialetto, però mi è servito all'inizio, perché chi mi ha spiegato a fare trading parlava in dialetto milanese e quindi mi è servito per imparare le prime cose. Ok, no, però no, io invece seguo molto il mondo americano, Stefano, anche adesso, anche le news, tutto sostanzialmente. Sì, ti dà una visione un po' particolare, perché loro hanno una roba, diciamo, una visione di mercati. Poi devo dire, i trading italiani secondo me oggi sono i migliori al mondo, cioè a partire da forse nei 90, inizio 2000 c'era ancora il mito quando veniva Larry Williams, che insomma mi ricordo che faceva un po' come se fosse venuta Madonna in Italia. Adesso devo dire, mi permetto, da 10-15 anni forse non abbiamo nulla da insegnare, cioè c'è veramente una buona scuola, questo ne sono convinto, di credere. Sono d'accordo. Okay. Sono d'accordo. E allora, mi prendo un secondo lo schermo. Allora, questo è quello che mi ha chiesto di farvi vedere Mirko, cioè uno dei nostri fogli Excel di analisi dei dati. No, vi spiego solo velocemente. Ora, a noi non piace molto fare i backtest con i software per fare i backtest, per due motivi molto semplici. Il primo è che spesse volte non ho la certezza che siano corretti, cioè inteso che devo fidarmi di un programmatore, e la seconda cosa invece è che che devi conoscere il linguaggio di programmazione per fare qualsiasi modifica. Quindi noi abbiamo una filosofia diversa, che è quella di andare direttamente dal mercato di riferimento, scaricare i dati in Excel, attenzione, e costruire noi le formule per fare questi backtest. Allora, se funzionano sul software di backtest e funzionano anche su Excel, allora per me è validato, ok? Questo è il nostro metodo di lavoro. Quindi, visto che di solito facciamo il contrario, prima lo validiamo noi e poi lo diamo in mano a un programmatore, perché deve risultare uguale, così almeno sappiamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi cosa succede? Che abbiamo sostanzialmente il prossimo webinar che faremo, parleremo di tutto quello che riguarda dei pattern stagionali, dei pattern di bias, delle varie cose sul mercato regolamentato dell'S&P 500 e affini. E la domanda è, sì, va bene, e come sarebbe, mi spieghi una roba, ma funziona quello che mi starai spiegando? E noi abbiamo, di solito li facciamo sui conti reali. Abbiamo rivoltato come un calzino. Abbiamo rivoltato, come vedete, come un calzino, con tutti i parametri, tutti i dati possibili e immaginabili, e la strategia che vi andrò a spiegare la prossima settimana, con tutti questi dati che li illustreremo bene, bla bla bla, ha una equity line, se me la fai vedere gentilmente, da praticamente quante 15 operazioni? Anni questi sono. Sono 15 anni di operatività che noi facciamo, che noi andiamo, e vi farò capire come, con una strategia, come si fa a lanciare una strategia, partendo da dove? Dal guadagno? No, dalla perdita. Quindi partiamo dal money management, cerchiamo di capire come mettere su una strategia, e questa strategia la facciamo partire. Facciamo altri webinar per altre piattaforme e tutto, e lavoriamo sempre in questa maniera. Perché? Perché noi abbiamo i risultati, e quindi se la gente ci sta seguendo è perché ha risultati anche loro, e non c'è molto da dire su questo. Questo era solo per farvi un po' ingolosire di che cosa vi spiegherò giovedì prossimo. Voilà, allora switchiamo sul nostro amico TradingView. Faccio vedere giusto
poche cose, perché non, se no, se, cioè, è uno di quegli argomenti, come dice Mirko, dove mi si deve fermare con il lancio di oggetti. Però ecco, diciamo, le feature principali sono queste: la possibilità di crearsi delle liste di prodotti finanziari, quindi per esempio questa è una lista che usiamo per l'operatività sulle opzioni sul Forex, e qui invece abbiamo altre liste diverse. Tu semplicemente cliccando su uno dei qualunque prodotti esistenti si apre direttamente il grafico, quindi per esempio queste sono azioni americane, Cisco, eccetera eccetera. Qui hai la possibilità di settare il tuo time frame e lo metti per esempio daily, e switchi con un click da candele ai chinasci a candele normali. Qui hai la possibilità di inserire tutti gli indicatori che sono inseriti all'interno già di default della piattaforma. Fai vedere il nostro a sto punto, no, di indicatore. Ci sono tutti gli indicatori principali, per esempio se volessimo delle normalissime Bollinger Band basterebbe cliccare qua e ce le aprirebbe, e a questo punto per andare a settarle basta cliccare sui settaggi, andare qui e fare tutto l'aggiustamento che volete. Se volete una banda di Bollinger settata a 30 periodi invece che a 2 deviazioni standard, la volete a 2,5 deviazioni standard, è presto fatto. Quindi vedete, la facilità è veramente straordinaria. Una delle ultime feature che hanno introdotto, ma che è una per me delle più interessanti, è la possibilità di visualizzare un indicatore settato su un time frame diverso rispetto al grafico che sto visualizzando. Mi spiego. Io sto vedendo il grafico daily, le candele queste sono giornaliere, ma voglio vedere le bande di Bollinger settimanali per qualche mia ragione, per qualche analisi, perché sto facendo analisi multi time frame eccetera. Allora sulla voce resolution vado a mettere week, clicco ed ecco le bande di Bollinger settate a 30 periodi a 2,5 deviazioni standard di ampiezza sul grafico settimanale, cioè diciamo settate sul weekly, nonostante io stia visualizzando un grafico daily. Quindi, per esempio, magari con le bande di Bollinger non è una cosa che ha particolarmente senso, ma con una banalissima media mobile, per esempio, io potrei utilizzare, per esempio, una strategia molto semplice che dice che quando sono sotto alla media mobile esponenziale a 20 periodi, sul settimanale, allora io ritengo che siamo in un trend di un certo periodo, la faccio bella rossa, anzi facciamo la verde che ci piace di più, la faccio bella cicciona, ok? Eccola qui, e voilà, ho il mio, ho la mia media mobile settimanale visualizzata su grafico daily, quindi per l'analisi multi time frame è veramente molto molto utile. Così si nascondono gli indicatori. Se volete vedere quelli che stanno su un pannello diverso, per esempio cercando qui potete vedere il MACD, per esempio, e sul pannello diverso ve lo visualizza così. E anche qui potreste visualizzare per esempio il MACD daily e tenervi sopra il grafico a 15 minuti, cosa molto utile per l'intraday. Se fate doppio clic su questo pannello in un punto vuoto vi nasconde tutti gli indicatori che ci sono qua, stessa cosa per qui, e quindi potete per esempio visualizzare solo l'indicatore. Questo che diceva Mirko, fai vedere il nostro indicatore, è un indicatore di forecasting che abbiamo programmato noi con PineScript, cioè il linguaggio di programmazione che abbiamo. Il ferro giornaliero, se no non te lo fa. Come? Mettere il time frame giornaliero. È giornaliero. Ah, strano, sotto non te lo fa. Ah, forse c'è pochi dati. È strano allora che non viene fuori. Strano. Aspetta, lo rimetto da qui. Eccolo qua. Tac. Questo è un indicatore di forecasting che utilizziamo noi, che semplicemente ci proietta alla destra del prezzo attuale l'andamento storico medio di questo sottostante. Quindi Apple nel passato, diciamo, nel periodo successivo ad oggi, si è mosso in una determinata maniera. Quindi è facile vedere le stagionalità con questo indicatore molto immediato, e questo mi dà il destro per introdurre un'altra feature molto interessante di TradingView, cioè per voi bravissimi programmatori esiste la possibilità appunto di
scrivere indicatori o script personalizzati e anche intere strategie con il loro linguaggio di programmazione, che è il Pine Editor. C'è lo stock screener integrato, potete fare uno screening di aziende secondo una serie di parametri anche legati agli indicatori. Ci sono gli alert, che è una delle cose più interessanti, cioè fammi squillare una notifica sul cellulare quando euro-dollaro arriva ad un certo prezzo. E allora tu vai su euro-dollaro, ecco, adesso ci è venuta fuori troppa roba, invece togliamo tutto e gli dici: io vorrei una sveglia, diciamo tra virgolette, un alert se euro-dollaro arriva a 1,18 e mezzo. Clicchi su questo più o su qualunque altro dato e gli dici add alert for euro-dollaro, e lui ti farà squillare tra virgolette le trombe quando euro-dollaro arriva a 1,18 e mezzo. Se avete l'applicazione installata sul cellulare TradingView, che dovete assolutamente avere perché è straordinaria, vi viene una bella notifica sul cellulare quando euro-dollaro raggiunge 1,18 e mezzo, e voi avete magari una posizione da gestire, da difendere, un take profit che è stato raggiunto. È veramente fantastico. Per non parlare della suite di strumenti di disegno che c'è qui sulla sinistra. Qui c'è da sbizzarrirsi, non ve li faccio vedere, ragazzi, perché se inizio a parlare di sta roba, è il paradiso del trader grafico. Esatto, se inizio a parlare di sta roba è la fine, quindi c'è di tutto, trend line, linee verticali, orizzontali, che si piazzano con questa facilità, è così. Guarda, boom, linea orizzontale. Vuoi fare un canale? Parallel channel, guarda, vuoi fare il canale discendente di euro dollaro di un po' di tempo fa? Fai 1, 2 e 3. Boom, canale fatto, che si sposta con questa facilità e si possono scrivere test, eccetera eccetera. Vabbè, qui basta, c'è tutta... dai, basta su. Ma sì, aspetta, che qui c'è tutta la parte relativa a quelli a cui piace Gunn, a cui piace Fibonacci, a cui piacciono le pitchfork, i ritracciamenti e tutte queste robe qua. Poi c'è la cosa per disegnare rettangoli, ellissi, di tutto e di più, testi, fumetti, frecce, indicazioni di ogni tipo, i pattern armonici e le onde di Elliott, e poi invece questo che è molto carino, io lo uso tanto per indicare per esempio la posizione rialzista. Clicchi qua e dici: io entro long su euro dollaro, e clicchi qui, ti si apre questa specie di cosino, lo posizioni sul prezzo dove stai entrando, gli metti la scadenza della tua operazione, piazzi il profit target a un certo livello e lo stop loss a un altro. E da qui automaticamente hai una visualizzazione estremamente immediata della tua operazione direttamente a grafico. Per cui, ragazzi... Non inviare l'ordine, lo sai, da lì direttamente poi. Cioè nel senso che da qui lo trasformi in un ordine direttamente, giusto? Esatto. Poi anche questa è una cosa interessante che hanno aggiunto. È fantastico, perché, ragazzi, se ci pensate, giusto una nota su questa cosa che viene chiamata visual order, mettere un ordine dal grafico lo fanno diverse piattaforme, mettere lo stop loss e il take profit a un ordine lo fanno altre piattaforme, ma mettere le due cose dal grafico, quindi scegliere lo stop loss e il take profit dal grafico, proprio quindi e metterlo dal grafico, non lo fa nessuno. Cioè, vedete, io adesso ho piazzato l'ingresso qua, e se l'avessi messo più alto probabilmente sarebbe diventato automaticamente un ordine buy stop. C'è un click da fare, poi magari la prossima volta lo facciamo vedere, con calma, perché non è una cosa che... Questa è uno di quei segreti di TradingView che ho scoperto. Tu ne sai molto più di me, ovviamente, ma degli utilizzatori mi hanno spiegato questa cosa e mi si è aperto un mondo da parte mia di mettere gli ordini. No, è fantastico, perché vedi io adesso con che facilità ho messo direttamente lo stop loss sull'ultimo pivot low, e il take profit sugli ultimi massimi. Poi chi calcola il rischio rendimento anche. Prova a cliccare su con il destro, con il pulsante destro da qui. Aspetta, non sono collegato col conto del broker. Ok, a posto. Prova a collegarti, che adesso potrei farlo al volo. Sì, sono uscito io. Allora, selezione a un altro euro dollaro, se vuoi anche quello nostro, oppure metti un future, ecco. Prendi, okay. Prendi S&P. Sì, mettiamo S ormai. Poi la cosa bella è che ti calcola anche il rischio rendimento in tempo reale. Tutto che ti calcola, sì. Quindi io faccio così, la piazzo, tac. Proviamo a fare tasto destro, create limit order, tac. Sì, esatto. Aspetta, proviamo a piazzarlo più su.
poi ti vedi anche nel tempo, perché lo puoi fare più largo, più si stretto. dovrebbe aprire adesso, ecco, la schermata qui con quei Fantastico. parametri corrispondenti a... Poi ovviamente devi settare un po' di cose, le parametri Certo, di... certo. Ci sono dei piccoli Quantità, setup che vedi, ovviamente. esatto, perché vedi perché questa funzionalità corrisponde anche a una gestione del rischio che puoi fare in base all'esposizione nozionale che prendi. Quindi Certo. veramente puoi andare a gestire la posizione, specificare una percentuale. Perché ragazzi, guardate, scusami se ti interrompo, Giorgio, ma guardate la figata. Io qui gli ho detto che voglio un contratto di S, lui automaticamente mi ha detto che sto rischiando 3.217 euro se mi toccasse lo stop loss rispetto a dove l'ho piazzato adesso, perché infatti lo stop sono 75 punti di S, sono 50 dollari a punto, quindi in euro è sicuramente così, 3.200 passa euro, e mi dice che sto rischiando il 5,73% del saldo del mio conto, perché a questo punto è direttamente collegato al mio conto. Io mi rendo conto che è un rischio ovviamente eccessivo per un trade solo, e allora o cambio sottostante o riduco lo stop loss, faccio quello che devo fare. Ah, un'altra cosina sul cambio euro, anche questo penso, non lo so se lo fa qualcun altro, il conto dai broker in euro, no? Però per i prodotti del CME futures il cambio che utilizziamo è quello ufficiale della BCE, giornaliero. Scusami, quindi, non ti ho ascoltato, Giorgio, ripeti? Tutto viene convertito in euro, no? Quindi tutti sì. I fondi, commissione, PNL che generi i prodotti dollari viene riportato in euro. Non c'è neanche lì nessuna commissione. Cioè è il cambio ufficiale del giorno BCE che pubblichiamo anche sulla piattaforma, quindi non lo vedi. Vedi quello provvisorio la mattina, che sarebbe quello del giorno prima, e poi viene applicato quello ufficiale del giorno. Quindi anche lì per una massima trasparenza. Ecco. Fantastico. Poi ragazzi, non vi dico neanche la questione navigazione. Io in questo momento con la mia bella manina sto solo con due dita facendo sliding su e giù. Guardate la facilità con cui allargo e zoomo il grafico e lo sposto esattamente come serve a me. Questa roba su MetaTrader ve la scordate assolutamente. Assolutamente. Mi fermo perché se comincio a parlare della sezione financials che ti dà i dati finanziari, quindi di analisi fondamentale delle varie aziende, voi potete proiettarvi sul grafico l'EBITDA di Apple, il net income, il net revenue, eccetera, eccetera. Cioè, avete proprio i bilanci depositati di tutte le aziende quotate in borsa direttamente visualizzabili sul grafico, cioè una roba che non esiste da nessun'altra parte. L'ambito della comparazione, dove potete studiare la correlazione fra diversi sottostanti proiettandoli insieme sul grafico o in percentuale o in termini assoluti, per non parlare della creazione di diversi di prodotti finanziari non esistenti, cioè voi potete fare un prodotto fratto l'altro o un prodotto più l'altro. Per esempio, volete vedere le famose FANG, cioè Facebook più Apple più Amazon più Netflix più Google. Voilà, avete appena creato un prodotto finanziario che non esiste, ma sul grafico state visualizzando le FANG, Facebook più Amazon. Questa è 5.560, è la somma dei prezzi di tutte le azioni di queste aziende, che vengono normalmente chiamate così nel settore giornalistico finanziario, ma non esiste un grafico e noi ce lo siamo creato in 3 secondi facendo uno più l'altro. Potete fare uno meno l'altro, potete fare uno fratto l'altro, potete fare uno per l'altro e quindi creare rapporti, ratio, spread di qualunque tipo. È veramente un mondo quello che sta dietro a TradingView. Fattori, se durassi così tanto anche con le donne, faresti faville. È quello che sto cercando di fare, quel passaggio lì. Mirko, quindi qual è il consiglio? Insomma, è da provare quantomeno. Ecco. Ma, no, noi lo usiamo, come vedi Andrea conosce meglio TradingView di come si fanno a fare le uova sode, ovviamente, perché lo usa tutto il giorno. Lui è un maniaco di TradingView, lo usa. Cosa sono le uova sode? La cosa bella che c'è adesso è la possibilità di averlo gratis praticamente, alla fine con i dati in tempo reale, certo. Che è un po' la pecca di software così belli che ovviamente hanno dei costi importanti, mentre così no. Detto questo, vi ho fatto vedere una equity a cui si può arrivare facendo un po' di operatività semplice. Andrea vi ha fatto vedere un po' di strumenti di TradingView e dal prossimo webinar cominciamo a parlare un pochino più di tecnica, quindi non parleremo di
promozioni, aperture conto, anche perché dovrete averlo già fatto tutti, perché sennò al prossimo webinar non ha senso, vi spiego una strategia fatta su qua e poi non avete il broker, almeno il conto demo, apritelo ragazzi, in maniera tale da poter fare tutte le operazioni, e giovedì prossimo cominciamo a divertirci con un po' di tecnica, un po' di pratica. Il prossimo appuntamento è giovedì, andate sulla pagina formazione di iBroker, sia per provare eventualmente la demo, sia per iscrivervi ai prossimi appuntamenti, ci sono quelli di Mirko e Andrea, ci sono quelli del CME, un'offerta completissima, quindi insomma avrete modo di conoscere sempre di più iBroker e la qualità che è la stessa che poniamo poi nella scelta dei formatori. Allora, andiamo con ordine. Iniziamo a ringraziare Giorgio. Grazie mille, Giorgio. Grazie, Stefano. Grazie, Mirko, Andrea. Ciao, Giorgio. Piacere. Un saluto a tutti. Grazie a te, Giorgio. Grazie a tutte le persone, ovviamente, che ci hanno seguito. Eravate tantissime. Io non so se volete lasciare anche i contatti, perché c'è qualche persona nuova che forse non vi conosceva. Quindi, come contattarvi, Mirko, Andrea, vantaggiosleale.it, va lì, trova due sezioni sotto opzioni e trading e naviga dove gli piace di più, dove gli interessa di più, lascia il suo, si iscriva a qualcosa, scarichi il nostro libro gratuito che c'è sul sito, faccia qualcosa, così rimane la mail nel nostro database e da lì poi lo informiamo sulle notizie, su quello che facciamo. Per chi è interessato direttamente al mondo delle opzioni, www.opzionetica, scritto con la K.com. Se invece sul trading, www.tradingreale.com. Reale, okay. Inteso di reale, eh? Cioè, reale. Reale re, ovviamente. Comunque sia Trading Reale, sia Opzionetica, li faccio vedere proprio al volo e prima di salutarci, sono dentro il sito che ho messo nei commenti, Vantaggio Sleale. Quindi esatto. Trading Reale, Opzionetica. Uno clicca su uno, clicca sull'altro e porta direttamente. Senti, poi c'è Mirko, una mappa con quello che facciamo. Esatto, quindi mi raccomando sia qui e poi anche su iBroker, dove appunto potete seguire tutta l'offerta di formazione che vi faccio vedere al volo, già che siamo in tema di siti, ci sono tantissimi webinar e soprattutto anche quelli con Mirko e Andrea. Il prossimo è Pattern stagionali e Bias sui Future, ne parliamo giovedì prossimo, direi che alle ore 15, direi che con questo possiamo sostanzialmente chiudere. Grazie davvero. Mirko, un'ultima parola. Ah, niente ragazzi, vi aspetto giovedì e noi facciamo anche le dirette tutti i giorni su YouTube, sul nostro canale Vantaggio Sleale, all'orario sono le 15:20, facciamo 10 minuti, un quarto d'ora per vedere tutti assieme l'apertura di Wall Street e capire un po' come potrebbe essere la direzione del mercato quel giorno. Quindi iscrivetevi sul nostro canale YouTube di Vantaggio Sleale. Perfetto, Andrea, per te la chiusura, c'è anche un canale Telegram, è corretto? Sì, c'è un canale Telegram, lo trovate con un link molto semplice che è proprio solo la lettera t.me, che è proprio il link di Telegram, /tradingreale. Ok, facile. t.me/tradingreale è il canale Telegram, che per dire la verità è un canale prevalentemente comunicativo, dove diamo le comunicazioni delle cose che facciamo, degli eventi. La parte più formativa, più interessante, noi la teniamo su YouTube prevalentemente e sul nostro gruppo Facebook che si chiama Vantaggio Sleale, investitori informati indipendenti, che è il nostro claim, trading opzioni. Quindi su YouTube trovate ore e ore e ore di formazione gratuita che abbiamo fatto nei vari anni, nei vari mesi, ma quello che faremo qui con iBroker sarà una cosa nuova che non trovate registrato su quello che facciamo. Ok, YouTube. Perfetto. Grazie mille ragazzi. Grazie a te Stefano. Siamo stati con voi, buona serata e ci vediamo settimana prossima. Ciao. Grazie.